Io vorrei ringraziare subito per questa sponsorizzazione anche la gioielleria Piccinini e il Bar Venezia per l'ospitalità di questa sera. Facciamo un applauso per favore. E ovviamente ringrazio tutti voi qui presenti. Spero di non annoiarvi. No, non vi annoieremo, anzi. Allora iniziamo subito con il roster di questa 2015-2016. Iniziamo presentando lo staff tecnico. Lui è nato a Imola, è stato preparatore delle giovanili Crabs Rimini, della Fortitudo Bologna B1 e B2 e di Forlì in Lega 2. È preparatore fisico territoriale dell'Emilia Romagna, responsabile della formazione dei progetti Under 13 e 14 e del settore squadre nazionali. È il preparatore fisico Carlo Marani. Ciao Carlo! Passiamo a un Poggese Doc, una presenza costante dello staff Stinks e ha la sua nona stagione. Nessuno è come lui, è il massaggiatore Angelo Pradella. Andiamo avanti con un mantovano, già da un paio d'anni nella famiglia Stinks come responsabile delle statistiche, quest'anno promosso al più faticoso ruolo di team manager, lui è Luca Montanari. Bene, andiamo avanti. Originario di Sondrio, ma poggese d'adozione, è stato prima giocatore e poi è entrato nello staff tecnico. Continua a calcare i campi minors, responsabile del prezioso progetto Tea Energia Mini Basket Generation che coinvolge tutti i piccoli cestischi di Mantova e provincia. Lui è il secondo assistente Matteo Maria Cassinerio. Lo scorso anno siete riusciti ad unire sotto il nome degli Stinks oltre 500 bambini grazie al prezioso aiuto della Tea Energia. Quest'anno prevedete un'ulteriore crescita? Che iniziative pensate di mettere in campo a proposito? Allora, abbiamo lavorato tutta l'estate con il responsabile insieme a me, Roberto Cavicchioli, per il progetto Tenergia Mini Basket Generation, per aumentare il nostro centro a 18 centri che lavorano in tutta la provincia di Mantova. Nuove iniziative per il 2015-2016, tantissime, a partire dal nuovissimo sito www.tenergiaminibasketgeneration.it, andate a visitarlo perché è super. E un sacco di iniziative come l'album delle figurine Tea, il concorso di disegno per i bambini della scuola primaria e la squadra Under 13 che parteciperà al campionato regionale di categoria che è qui presente. Chiedo un bel applauso perché farà sicuramente una... facciamolo un applauso. La squadra ovviamente è gestita sotto Tenergia Mini Basket Generation e unisce per l'appunto questo progetto di 18 centri mini basket che danno i giocatori più avanti, i bambini più selezionati appunto di questi centri per fare questa squadra che speriamo faccia un ottimo risultato in questa stagione. Sicuramente sarà così, grazie mille Matteo, grazie. Lui è nato a Ferrara, è il nuovo assistant coach, giovane d'età di classe 86, ma con anni di esperienza alle spalle, è già stato assistente a Martellossi a Ferrara, con cui ha instaurato un'ottima intesa. Lui è il primo assistente, è Alberto Serravalli. Ok, è nato a Udine nell'aprile del 1966. Alle spalle una lunga carriera, ha allenato a Desio, a Udine, a Pavia, a Imola, a Barcellona, ragazzi non finisce più, a Verona, a Brescia, a Ferrara e nell'ultima stagione subentrato a stagione in corso sulla panchina del Ferrara in A2 Silver, raggiungendo il secondo posto in campionato e all'accesso ai playoff. Lui è head coach Alberto Martellossi.
Benvenuto Alberto. Allora, siamo quasi ai nastri di partenza del campionato del 2015-2016. Che cosa vi aspetta da questo nuovo gruppo e che cosa da questa nuova stagione? Intanto buonasera a tutti e grazie della folta presenza. Stiamo tutti fremendo, abbiamo avuto un periodo molto, molto complicato, lo stiamo avendo ancora, però la vicinanza delle gare fa crescere l'adrenalina, quindi i ragazzi sono vogliosi, sono pronti di cominciare, speriamo di avervi tutti al palazzo. Il primo e per ora unico obiettivo è quello di essere squadra, di essere compatti, di stare insieme bene il prima possibile. Molto bene, molto molto bene. È nato a Latina, è un ex giocatore, ha vestito la maglia del Pesaro, del Torino, del Caserta e dell'Imola. Ha 35 anni, un brutto infortunio al ginocchio mette fine alla sua carriera cestistica, ma non abbandona il basket e diventa procuratore. Incrocia la strada degli Stinks collocando a Mantova nell'indimenticabile stagione 2013-2014 l'ala Alex Ranuzzi, che voi tutti vi ricorderete. La lontananza dal campo però è forte e decide di tornare almeno a bordo campo. È il nostro direttore sportivo Gabriele Casalvieri. Questo applauso. Allora, dopo essere stato giocatore per così tanto tempo, procuratore, ti sei lanciato in questa nuova avventura. Come ti trovi innanzitutto? Beh, molto bene, perché come hai detto prima a me mancava molto lo spogliatoio, la squadra, il gruppo, e quindi ho ritrovato un bellissimo gruppo adesso e quindi è la cosa che mi ridava un po' di entusiasmo. Sei contento di iniziare questa nuova avventura proprio qui a Mantova? Beh, con Mantova, con il presidente, con la Silvia abbiamo sempre fatto ottimi affari, diciamo, e quindi tornare qui è stato un modo per confermare questa stima reciproca, e quindi sì, sono molto felice. Entriamo nel vivo e andiamo a conoscere i ragazzi che poi lotteranno per questa fantastica squadra. E sono lo scorso anno a Isola della Scala Verona in Serie C regionale, è un'ala della classe 97, lui è Andrea Natali. Ciao Andrea. Cresciuto nelle giovanili del basket Bancole, giusto? Ok, perché di là, ragazzi, voi non lo sapete, ma di là c'è il segna gaff, io farò tantissime gaff con i nomi stasera. Bene, a 16 anni esordisce in Serie C1 con la maglia della società che l'ha cresciuto. Nel campionato scorso il passaggio dalla Vanoli Cremona, dove disputa il campionato Under 19 Elite con le giovanili, e viene aggregato alla prima squadra in Serie A. Nella stagione 2015-2016 disputerà, grazie al doppio tesseramento, la Serie D con la Bancole e la Lega 2 con la Dinamica Generale Mantova. Lui è il play guardia, nato a Mantova nel 1997, 187 centimetri, è il numero 20, Michael Masanelli. Residente a Quistello, Mantova, l'abbiamo preso proprio qui vicino. Anche nella scorsa stagione è stato aggregato alla prima squadra biancorossa, cresciuto nelle giovanili del basket Quistello, passa successivamente al basket Bancole in C2. Bancole, 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 scusate, Bancole, ecco, ok, Bancole in C2. Nella scorsa stagione, dopo il doppio tesseramento, ha giocato in Serie D con Quistello e in A2 Gold con la Dinamica Generale Mantova. Nell'ultima giornata del campionato ha messo a referto i suoi primi punti in Lega 2. Anche per la stagione 2015-2016 sarà in doppio tesseramento con il basket Quistello, formazione iscritta al campionato Serie D. Aspetta, sta fermo lì Vincenzo, non te muove. È una guardia, nato a Torre Nunziata, Napoli, 1997, 191 centimetri, numero 11, Vincenzo Maiorino. Ce l'ho fatta. Allora,
è cresciuto nel vivaio dell'Olimpia Milano. Con la formazione milanese ha vinto il campionato italiano Under 15 nella stagione 2010 e 2011 e il campionato italiano Under 17 nel 2012-2013. Ha esordito in Serie A con Lea 7 Milano. Lui è un playmaker nato a Milano nel 1996, è 188 cm, lui è il numero 7, Carlo Fumagalli. Nazionali Under 17-19 con Eurobasket Roma. Nel 2013 esordisce in Serie A ed è in Eurocup con la Virtus Roma. Nella passata stagione è il nuovo protagonista dell'Eurobasket Roma in DNB. Conclude la stagione con la convocazione nazionale Under 18. Lui è un'ala, nato ad Alatri, Frosinone, nel 1996, 202 centimetri, è il numero 4, Davide Alviti. Tra Verona, Trento e nella sua Trieste. Le ultime due stagioni è stato punto di forza della Tezenis Verona con cui ha conquistato la Coppa Italia di categoria. Lui ha un centro, è nato a Trieste nel 1985, è 206 cm al numero 18, Luca Gandini. Cresciuto nelle giovanili della Scavolini Pesaro, comincia presto la sua carriera in Lega 2 giocando da protagonista prima ad Imola e poi a Firenze. Rientra a Pesaro e nel 2012 esordisce in Serie A, convocato in nazionale maggiore nel 2012 e nello stesso anno all'All-Star Game in Serie A. Le ultime due stagioni l'hanno visto protagonista a Ferrara in Lega 2 Silver, è un'ala, è nata a Pesaro nel 1991, è 200 centimetri esatti, è il numero 19, Alessandro Amici. No, sto scherzando, state qui. No, tanto sono piccolina, io vado un po' dappertutto. Ha giocato in Serie A a Biella, con la sua Varese ha conquistato la promozione in Serie A. Ha trascorso con le ultime stagioni in Lega 2 a Brescia e a Torino. Con i piemontesi nell'ultimo campionato ha conquistato la Serie A. Lui ha un play guardia, è nato a Varese nel 1984, è 188 cm, è il numero 31, Lorenzo Giorgati. Sentite bene questi numeri, 328 presenze in Serie A, Virtus Bologna, Olimpia Milano, Caserta, Montegranaro, 48 presenze in nazionale, ha partecipato ai campionati mondiali nel 2006 e agli europei nel 2007, nell'ultima stagione ha vestito la maglia di Legnano in Lega 2 Silver, lui è il playmaker nato a Pavia nel 1978, il mio anno grande, è 188 cm, è il numero 3, Fabio Di Bella.
campionato di college NCAA a Tulsa e in NBA di League con i Iowa Energy. Nel 2011 fa la sua prima apparizione in Italia in Serie A a Varese. Nelle ultime due stagioni è stato protagonista della massima serie in Grecia e in Lettonia. Lui è la guardia, nato a Raytown, Missouri, USA, 1988, 194 centimetri, è il numero 15, Justin Edward Hurt. Con cittadinanza neozelandese, lo so, frequenta il college nella prestigiosa Texas A&M, dove nei 4 anni all'università è il 9° miglior rimbalzista e il 3° miglior stoppatore di tutti i tempi della squadra. Ha giocato in Polonia, Ucraina, Cina, Corea del Sud, Bahrain, in USA, in D-League con i Reno Big Horse Nevada, giusto? Spero. La scorsa stagione è stato protagonista a Porto Rico con i Capitanes de Arecibo. È la pedina che mancava per completare il roster, è arrivato domenica scorsa direttamente dagli Stati Uniti e mi dispiace dirvelo, sei già ammalato. Perché purtroppo questa stagione, ragazzi, non ci sono più le mezze stagioni. È arrivato freddo, sei ammalato e quindi questa sera non c'è. Ma noi, mi dispiace, facciamo un applauso lo stesso per lui che è ammalato. Comunque lui è il centro, nato a Dallas, USA, 1986, 206 centimetri ed è Brian Davis. Ciao Brian, ti vedremo presto giocare. È al secondo anno consecutivo con la maglia degli Stinks. Ha giocato in Serie A con la Virtus Bologna, a Biella e a Roma. Ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili e nel 2011 ha vinto la medaglia d'argento agli europei Under 20 in Spagna. Nel 2014 ha vestito la maglia azzurra per la qualificazione degli europei 2015, appena conclusi. È un amico del mio migliore amico Peppe Poeta e è una guardia, nato a centro nel 1991, è 194 centimetri, è il numero 9, Riccardo Maraschini. Non te l'aspettavi, eh? Senti Riccardo, vieni un po' qua che dobbiamo, parliamo un po', dai. Allora, sei l'unico giocatore confermato della rosa della scorsa stagione e sei sempre stato un trascinatore dei tifosi, ok, di questa società. La responsabilità sulle spalle un po' te la senti? Ma credo che innanzitutto sono molto, molto contento di essere rimasto, quindi per me è un grande piacere e spero di fare meglio del prossimo anno. Ma non mi sento pressione, io sono qui per giocare a basket, è un divertimento, quindi siamo pronti tutti per fare bene, siamo carichi per iniziare. Quindi. Secondo te cos'è cambiato dallo scorso anno? Bah, sicuramente la squadra è cambiata, quindi siamo nuovi e dobbiamo lavorare tanto e lo stiamo facendo in palestra duramente, non vediamo l'ora che inizi il campionato. Vi aspettiamo tutti al palazzetto alla prima di campionato e durante la stagione. Grazie Riccardo, d'applauso! Ha giocato in Serie A a Capo d'Orlando, a Cremona e a Brindisi, con cui ha conquistato la promozione ai playoff. Nell'ultima stagione è stato avversario della dinamica generale con la maglia di Verona, dove ha conquistato la Coppa Italia di categoria. È stato scritto un libro sulla sua storia. Sarà il capitano degli Stinks per la stagione 2015-2016. Lui è il numero 16, è un'ala nata a Scutari in Albania nel 1985, è 201 centimetri è Claudio Ondoia. Vieni qua Claudio. No. Allora, non sei la prima esperienza come capitano, giusto? Hai la
innanzitutto volevo dire che una piazza così, un pubblico del genere, può accompagnare solo. Poi dopo questa cosa la spieghiamo. Cioè? È una storia lunga che la mia squadra sa. No, a parte scherzi, non è la prima volta che faccio il capitano. Non è un compito difficile, sono le persone che rendono i compiti facili o difficili, sono i compagni di squadra, penso che questo gruppo qua stia molto bene insieme. Praticamente hai risposto già alle domande che ti volevo fare, cosa ti aspetti da questo gruppo? Sì, il gruppo ci si aspetta tanto da noi e noi ci aspettiamo tanto da noi stessi, perciò penso che faremo tanta strada. Adesso abbiamo iniziato a lavorare tutti insieme, già l'abbiamo perso subito dopo un giorno un ragazzo che si è ammalato subito. Però contiamo. Vabbè, ma quello arrivava dall'America, insomma, il viaggio, le cose, è normale. Il jet lag ancora. No, a parte scherzi, veramente. È un anno molto importante per la società, per la città, per ciascuno di noi. Ognuno ha una piccola sfida personale, facendo qualcosa di personale, di singolare, poi dopo possiamo fare qualcosa di grande come gruppo. Aiuto, adesso, solo? Può accompagnare? Solo! Fantastico, voi lo fate ogni volta? No ragazzi, vengo apposta per fare questa cosa, meraviglioso. Solo! Il vice sindaco, vorrei qua con me sul palco, il vice sindaco Giovanni Buvoli. Per fortuna che nel vice sindaco non c'era lì l'altezza, no? Perché altrimenti sarei da lui. Ma solo per un rapidissimo saluto, non vi porto via più di pochi secondi. Queste sono delle realtà bellissime alle quali il comune deve stare a fianco sempre. Vedere una squadra di tale importanza che riporta Mantova finalmente a delle categorie che le sono consone e vedere di fianco questa bellissima squadra, tanti giovani che sono appassionati, l'entusiasmo, una piazza come questa, l'ha detta prima anche un giocatore, è entusiasmante. Posso rassicurarvi solo una cosa, che il comune, per quello che è la nostra parte, sarà sempre a fianco di questa realtà e farà tutto quello che potrà fare perché lo sport nella nostra città si sviluppi e crei queste situazioni bellissime. Grazie a tutti. Io ora chiamo qui sul palco con me Adriano Negri, presidente della Pallacanestro Mantova, e Marco Prandi, presidente della Mantua Sport Network. Buonasera presidente. Allora, iniziamo innanzitutto, presidente, che cosa si aspetta da questa stagione e quali sono gli obiettivi a livello sportivo? Dovrei essere non breve, perché quali sono gli obiettivi di questa stagione sportivi? Il più alto possibile. Noi, il coach è stato molto pacato e ha detto che si accontenta di fare una buona stagione dando delle buone prestazioni. Noi ci aspettiamo di arrivare il più in alto possibile in classifica e di disputare i playoff. Abbiamo fatto tanti sforzi perché i ragazzi siano in grado di disputare un buon campionato e di trasmettere alla città di Mantova, alla provincia di Mantova, l'entusiasmo verso questa nostra società e verso questo nostro sport che amiamo profondamente. Gli obiettivi della società invece sono altri, oltre ovviamente a quelli sportivi, anche quello di radicarci il più forte possibile sul territorio mantovano. Stiamo lavorando tantissimo con il progetto Telia Energia, abbiamo coinvolto tante società della provincia di Mantova che ringrazio per la loro disponibilità. Voglio un applauso a San Pio che stasera ha portato qua tutti i bambini. Il San Pio è la società satellite della Pallacanestro Mantovana, con loro abbiamo una collaborazione ormai da anni. Loro sono una società molto forte, radicata sul territorio del capoluogo della provincia, ma abbiamo tante altre realtà molto importanti intorno al capoluogo che collaborano fortemente con noi.
anche Bancole, perdonami, Bancole. Avete visto stasera la presenza di Masanelli, con loro stiamo portando avanti un progetto molto interessante anche con loro, come con San Giorgio e Curtatone. E quindi non mi dilungo oltre, l'altro aspetto più importante è quello rivolto al marketing e l'attenzione che chiediamo da parte delle attività imprenditoriali della provincia. Su questo Marco sarà più preciso. Io come Presidente voglio ringraziare l'amministrazione provinciale di Mantova che ci è stata vicina sia nella scorsa stagione e che ci è vicina in questi momenti. Grazie a tutti, buona serata e vi aspetto tutti al palazzetto per una stagione importante. Go Stings, we are one. Grazie, grazie mille. Il Presidente Adriano Negri, Marco, Marco, allora... Presidente, lo scorso anno è stato lanciato un progetto importante, questo consorzio chiamato appunto Mantua Sport Network, che prevede il coinvolgimento delle aziende mantovane nella pallacanestro. Come stanno rispondendo innanzitutto le forze imprenditoriali nella città e nella provincia e che prospettive di sviluppo prevede? Grazie Lina, un saluto a tutti. Ma Sport Network è un progetto giovane ma ambizioso che vuole, diciamo, seguire la traccia che il Presidente Negri e tutta la società ha lanciato in termini di radicamento sul territorio. La presenza di queste società giovanili appunto fa vedere quanto sia importante essere localizzati e lavorare a fianco. È un po' il concetto dell'alveare, che è un po' il concetto tipico degli Sting che noi vogliamo trasferire al mondo economico. Il concetto è semplice, le aziende devono trovare non solo visibilità grazie al Palabam, grazie a quelli che sono i grandi media, la TV, la stampa eccetera, ma devono trovare un modo di interagire tra loro, grazie al nostro ufficio marketing e grazie anche a tutte le attività e le relazioni che noi metteremo in campo. Per rispondere a Linda, noi abbiamo già iniziato questa stagione con addirittura 6-7 aziende che hanno aderito al network e quindi affiancheranno quelli che sono gli sponsor tradizionali. Colgo anch'io l'occasione per ringraziare il Comune di Mantova che voi saprete in questi ultimi giorni sta affrontando una situazione non semplice che è quello del Palabam, devo dire che hanno dato risposte brevi, ripeto, in una situazione non facile per mettere in sicurezza il campionato. Quindi grazie a tutti ed è bellissimo vedere una serata del genere a Mantova. Grazie Marco, grazie mille. Diamo una maglia. Visto che Marco ha parlato dell'alveare, vi faccio vedere in anteprima la maglia di questa stagione. È una maglia che rappresenta gli Stings in modo totale. Ci sono i colori dell'origine, anche il blu e il rosso, che erano i colori della vecchia società e sono legati ora al bianco-rosso. Abbiamo gli sponsor più importanti, che sono quelli che vedete qua sopra, che ci hanno dato la possibilità di arrivare fin qua. E poi abbiamo l'alveare, che è la nostra famiglia, che è il nostro concetto di appartenenza. Tutte le api lavorano a fianco con lo stesso obiettivo. Noi chiediamo a tutti voi di far parte di questo grande alveare che possa aiutarci ad ottenere i migliori risultati possibili. Grazie e buona serata. Fare un ringraziamento al Consiglio d'amministrazione della Pallacanestro Mantova che vede coinvolti, oltre al Presidente Negri e al Presidente Prandi che abbiamo avuto sul palco adesso, anche Stefano Berni, Andrea Ghiraldi, Luca Bortolami, Silvia Belluzzi Truzzi e tutta la sua famiglia, che io personalmente voglio ringraziare di cuore, perché per me l'alveare, come dicevano prima, che è sulla maglia, per me sono loro, sono una famiglia stupenda che mi hanno sempre molto dato molto affetto e sono qui grazie a loro. Ok, detta questa cosa, andiamo avanti con i ringraziamenti. Vorrei ringraziare anche Anna Ghiraldi, responsabile marketing, Alessia Negri, responsabile comunicazione grafica, Giacomo Negri, ufficio stampa e social network, Luca Sacchi, area marketing, Luigi Mortari, webmaster, Enrique Ramos, videomaker, Patrizia Giglioli, area amministrativa, Daniele Crimi, segreteria generale, e poi qua dietro esistono delle persone che lavorano hanno lavorato per fare tutto questo, che io voglio ringraziare personalmente. Uno è Benny dell'audio, grazie Benny. Il service video Rumore Rosa,
grazie mille, vorrei un applauso anche per loro se è possibile. Continuo con i ringraziamenti ringraziando lo staff medico che segue gli Stings nel centro medico diagnostico X-Ray One di Poggio Rusco. Bravi, tutti i collaboratori e i volontari di Mantova e Poggio Rusco che grazie alla loro passione rendono possibile la sopravvivenza di questa onorosa e impegnativa struttura. Gli sponsor, Dinamica Generale, Truzzi S.P.A., X-Ray One, Tea Energia, Staff, James Goldstein, EC Moving Channel, RTL 102.5 e altri sponsor che non sto neanche ad elencare perché cosa fai te lì, cosa fai te lì. La nostra società satellite San Pio X, rappresentata dal presidente Diego Cavalli. Il basket... Bancole? Bancole! Da... è ormai la gag della serata, ragazzi, non posso non farla. Il basket Bancole, il basket Curtatone, il basket San Giorgio, che vorrei chiamare sul... no? Non chiamo sul palco? No? Ok, il Mantova Calcio, di cui abbiamo una significativa rappresentanza stasera e che chiamo sul palco. Ciro Corradini? Eccolo! Ciro Corradini, buonasera! I giocatori, Dalla Bona e Raggio Garibaldi. Benvenuti. Il segretario generale Matteo Togni e il direttore sportivo Alfio Pelliccioni. Io porto i saluti del presidente Sandro Musso che per impegni di lavoro non ha potuto essere qui con noi. Sandro Musso fa il suo in bocca al lupo a questa nuova avventura della Pallacanestro Mantova con l'augurio evidentemente che possa ottenere quei grandi risultati che i dirigenti, i tecnici e i giocatori si meritano e chissà che alla fine di questa stagione non si possa festeggiare insieme qualcosa di straordinario. In bocca al lupo, grazie. Vi aspettiamo numerosi al Palabam. Vorrei ricordare che è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti presso i punti vendita La Favorita di Mantova, BP Factory di Mantova, sempre McDonald's di Curtatone Mantova, la fioreria Il Girasole di Poggio Rusco, online sul sito bestunion.it e tutte le info le troverete sul sito www.stings.it. Ricordiamo anche che l'inizio del campionato di A2 è previsto per domenica 4 ottobre contro la Fortitudo Bologna e io ovviamente ci sarò. La gara si giocherà al Palazzetto 105 Stadium di Rimini alle ore 18. Vi aspettiamo tutti super numerosi. Io ora vediamo cosa devo fare con questa cartelletta. La prima gara casalinga si giocherà invece al Palabam domenica 11 ottobre alle ore 11. Dinamica Generale contro Pallacanestro Trieste. Io ringrazio ancora la gioielleria Piccinini e il bar Venezia.